Bella ragazzi, buongiorno. Oggi siamo al 4 di maggio del 2017, c'è una nuova manutenzione, quindi non siamo ancora entrati nel gioco, siamo tutti in ansia per capire che cosa c'è di nuovo. Ma prima di iniziare voglio ringraziare tutti i miei iscritti. Oggi siamo arrivati esattamente a quota 300, ragazzi, non sono tantissimi, ma non sono neanche pochi. Sono fiero che i video piacciono e mi date, diciamo, la forza di continuare. Allora, intanto parliamo dell'aggiornamento. Come sapete, ragazzi, questo forse è uno dei pochi giochi, o forse a mio avviso è l'unico gioco che ogni volta che fermano il gioco in sostanza regalano delle gemme. Quindi spesso e volentieri tante persone sono anche contente di queste manutenzioni. Allora, parliamo di quello che ci sarà in questo aggiornamento. Allora, intanto ci saranno nuovi Gauntlet. Nuovi Gauntlet, io immagino che ci siano nuove missioni per la festa delle gilde. Sarebbe bello che oltre alle missioni nuove magari ci siano altri slot delle missioni in modo tale che sia più refresh e si riescono a prendere le missioni. Può anche essere che Gauntlet siano slot, adesso non lo so. Ci sarà un aggiornamento sulla battaglia reale, quindi praticamente il secondo e il terzo posto riceveranno degli equipaggiamenti a tempo limitato, è roba che a noi non interessa. Sarebbe bello che magari un giorno, anziché fare un imperatore sovrano di 100 regni, magari chissà, facessero un sovrano ogni 10 regni, almeno per avvicinarci anche noi, perché sennò purtroppo non è cosa nostra. Ci sono nuove ricerche, quindi a noi adesso interesserà andare a vedere queste, quindi nello specifico voglio vedere, cioè vi dico che cosa farei io in sostanza, così magari aiuto qualcuno che magari ha dei dubbi o quant'altro. Si sblocca una nuova diciamo cosa nel negozio, quindi sembrerebbe che spendendo le gemme si possano comprare degli emoticon speciali. Boh, andiamoli a vedere, quindi li andremo a vedere. Per tutti gli amanti delle sfide sembrerebbe che si sia aperto, cioè sembrerebbe, è aperto il nuovo scenario capitolo 3, quindi ragazzi sarà dura, ci sarà appunto tutta una serie di sfide nuove. Poi ragazzi ci sono nuove missioni dominio, quindi immagino di trovare altre cose tra gioielli e quant'altro. Speriamo magari di trovare anche boh, magari voglio dire degli oggetti rari, dai. E poi ci saranno delle nuove azioni da battaglia, quindi andiamo a vedere poi che cosa di nuovo ci sia, se siano animazioni degli scenari oppure proprio della battaglia. Potrebbe essere interessante vedere delle cose nuove nelle conquiste dei castelli. Allora, qua sta caricando, siamo entrati nel gioco, abbiamo incassato immediatamente le 2700 gemme, ragazzi siamo contentissimi. È uscito il cucinatore, oggi interessante, lo andremo a acquistare sicuramente. Incassiamo subito queste cavolatine e andiamo a vedere subito che cosa c'è di nuovo. Salutiamo. Loro sono riusciti a entrare prima di me, ragazzi, 2 minuti prima, praticamente sono avvantaggiati. Allora, vediamo subito il negozio, che cosa c'è esattamente. Vediamo dove sono quelle cose lì, gli emoticons. Ragazzi, avete visto, sono partito insieme a voi, quindi non so assolutamente nulla. Eccola qua, carta emote. Ti consiglio di usare un emote per taggare truppe in marcia, sono andate nuove. Chissà cosa cavolo è sta roba. Chissà cosa cavolo è questa roba. Che strano, sta cosa qua è da capire assolutamente. Adesso vabbè ragazzi, non ho voglia di spendere le 1500 gemme perché ne ho esattamente 40.000 stelle, 40.000 gemme, ragazzi. 40.000 gemme, vi ricordo che almeno per me, che so, guarda, c'è già un emoticon qua. Carissimi, spendaccione. Ah, ok, è uscito il tastino, ragazzi, è bellissimo. Ragazzi, qua il gioco diventa divertente perché comunque. Quanti di voi sono fatti le risate su questo gioco, ragazzi? Per le cretinate che si sparano nelle chat. Allora, vabbè, dai, continuiamo. Quindi abbiamo scoperto quelli che sono gli emoticons. Vi ho detto che non voglio spendere le 1500 gemme perché siamo arrivati a 40.000.
40.000 gemme per uno che ha fatto praticamente tutte le strutture, quelle speciali, quindi sala bellica, altare e prigione. Le gemme praticamente non servono più, quindi io le uso per accelerare le ricerche. Una cosa velocissima, molti dicono che l'altare non serve, la prigione non serve potenziarla per farle T4, vi dico che non è vero perché comunque quando arrivate a livello 25 vi chiede la prigione, quindi ragazzi sono tutte e tre le strutture necessarie. Comunque ragazzi non ci fermiamo, andiamo immediatamente a vedere le nostre nuove ricerche, vediamo se, eccola qua, che bellissima, no? È veramente bello ragazzi il tastino. Allora, come potete vedere, abbiamo un sacco, ma proprio un sacco di nuove ricerche, ma proprio un sacco, ragazzi, qua il gioco non finisce mai. Allora, riserva risorse, il nome praticamente dice tutto, quindi aumenta la risorsa tutte le risorse extra, arriviamo fino al 50%, interessante ragazzi, bisogna cercare di capirle bene, eh. Risorse extra, l'1% che è riserva, chissà che cavolo è. Che in pratica potrebbe essere ambiguo, ragazzi, cioè, risorse extra, cosa cacchio vuol dire? Boh, quelle che raccogli, quelle che produci, boh, non è chiaro. Magazzino cibo, ok, aumenta la capacità massima del magazzino cibo, ok, allora praticamente immagino che la riserva di risorse, boh, non lo so, comunque questo è chiaro, nel senso che aumenta la capacità di deposito del magazzino del cibo. Immagino come della pietra e degli altri, ok, andiamo a vedere di quanto, 30% ragazzi non è assolutamente male, soprattutto per quelli che come la nostra gilda sta facendo, nel senso che noi siamo ottimizzati per fare un'unica, ragazzi, un'unica produzione, quindi aumentare quell'unica produzione del 30% vuol dire riuscire magari ad immagazzinare roba come 30-40 milioni di quella risorsa prima di fermarsi, ragazzi, interessante. Allora, magazzino oro, immagino sia la stessa cosa, ragazzi, interessante. È veramente interessante, sono veramente contento di queste cose. Limite della stamina. Oh, che bello, probabilmente. Voglio immaginare che siano i cuori. No, non ci posso credere, ragazzi. Non ci posso credere. Se sono quei cuori degli scenari, ragazzi, è fantastico. Cioè, sarebbe veramente fantastico poter aumentare di 60 cuori, che praticamente il limite vi ricordo che è 120, quindi si aumenta del 50% il cuori. Allora, espansione del rifugio, aumenta la capacità, è bellissima anche questa, bellissima ragazzi, sono veramente contento. Possiamo inserire altre 50.000 truppe nel rifugio, che non sono poche, sono veramente tante. Andiamo a vedere alchimia che cos'è. Allora, riduce il tempo di trasmutazione, ok, perfetto, praticamente queste sono le varie cagatine che si prendono nei covi, quindi a livello 10 possiamo ridurre del 10%, quindi una cosa che si mette, vabbè, 10 ore, è chiaro che ci risparmiate un'ora. Allora, invasione Kuro, scusate, allora, scusatemi ragazzi, è tutto in diretta, quindi non. Allora, aumenta la dimensione massima dell'armata quando si attacca a un covo oscuro, interessante. Quindi praticamente è veramente interessante, si possono. Vabbè, poca roba, mi aspettavo qualcosa in più. 50.000 soldatini in più non è che fanno la differenza, se, a mio avviso, eh. Poi aumenta la velocità di viaggio della truppa che si uniscono, ok, ma non mi sembra niente di che. Può essere comodo a quelli che magari sono fuori base, ma noi praticamente i call li facciamo tutti dalla base, quindi non ci interessa. Navigazione, aumenta la velocità di viaggio, ok. Questo è interessante, un pochetto, nel senso che a volte. Mandando soltanto a 50 blocchi ci vogliono minuti e minuti di tempo, avendo il 30% di velocità in più è interessante, ma diciamo che sono ricerche forse utili solo a chi comunque aduna questi covi. Ragazzi, deposito massimo, questo è fantastico perché permette di mettere molte più gemme nella nostra tesoreria. Ragazzi, peccato, solo 5.000, veramente. Sono poche 5.000 gemme, avrei voluto sicuramente come il deposito massimo 1, quindi 10.000 gemme, però purtroppo non si può avere tutto nella vita. Limite di energia ragazzi è interessantissimo, quindi permette sicuramente di dare più colpi ai mostri, anche qua è abbastanza limitato, ovvero solo 4.750 di energia, è pochissimo ragazzi, però vabbè, noi prendiamo tutto. Difesa covo.
Allora, queste sono già più interessanti, ragazzi, sono veramente utili. Questi sono sicuramente da alzare perché aumenta la difesa del 30%, qui aumenta l'attacco fino al 30%, veramente interessante, tenacia, aumenta i punti ferita armata, perfetto, speriamo 30% a te. Ok, 30%, ragazzi, queste sono da fare, soprattutto per quei covi livello 5 che noi siamo abbastanza, facciamo abbastanza fatica a farli, anzi, abbastanza fatica. Facciamo fatica, ragazzi, perché purtroppo servono tante T4. Allora, andiamo subito a vedere che cos'è la devozione. Ok, interessante anche questa, questa è veramente in gamba. Ah, aumenta soltanto diciamo, la durata del potenziamento altare. Vabbè, 360 minuti, sono praticamente 6, 12, 8, vabbè, sono 6 ore. 6 ore, ma niente di che, ragazzi, per 6 ore in più. Io praticamente ho 17 eroi da suicidare, da ammazzare oggi, quindi cioè, ce n'ho per 15 giorni. Allora, aumenta difesa armata quando si attiva la furia e di battaglia, interessante questa. Vabbè, sono sempre pochi, diciamo, i valori, beh, è giusto che sia così, anche perché sennò chi ha miliardi di potere diventano sempre più, cioè si aumenta il gap di differenza tra noi e loro, quindi è giusto anche che diano dei valori abbastanza bassi, perché sennò. Ok, poi attacco furioso, aumenta l'attacco, perfetto. 10%, ok. Talento nascosto, ragazzi, andiamo a vedere che cosa sono. Oh, mamma mia, questo è spettacolare. Solo che è veramente dura arrivarci. Allora, come potete vedere, arriviamo ad avere altri 10 talenti. Allora, 10 talenti non sono pochi, mi raccomando, cioè, e non sono neanche tanti, nel senso 10 talenti tanta roba, dai ragazzi, 10 talenti, tanta tanta roba. Come avere un livello in più, quindi arrivare come arrivare a livello 61. Allora, quello che io andrei a fare adesso, giusto per chiudere il video, sono tutti molto interessanti. Allora, sicuramente andrei ad ampliare quella che è la mia riserva del mio materiale che produco. Sicuramente andrei, anzi questo lo vado a cercare proprio tanto perché è interessante. Espansione rifugio lo andrei a cercare, ragazzi. Questo non mi interessa, però tanto sicuramente dovrei iniziare a portarlo giù. Sicuramente, ragazzi, caccia al mostro e questi io li devo tirare su perché sono interessanti. Sicuramente io sono un adunatore, dovrei andare ad alzarli questi, perché li alzerei sicuramente. E questi, ragazzi, tempo al tempo li alzerei. Sicuramente darei la priorità in questo, perché comunque avere il 50% in più dei cuori è tanta 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 roba, ragazzi. Ok, altre cose. Allora, vi ricordo che, come ho detto all'inizio, ci saranno sicuramente delle nuove cosine nella festa delle gilde. Speriamo appunto che oltre a missioni nuove magari aggiungono degli slot, così si ha la possibilità in più di scegliere. Sarebbe bello arrivare a superare il rango 20 di premio, nel senso magari arrivare anche al 25 per spingere un po' di più, perché comunque noi arriviamo ormai a quasi 90.000 e quindi vorremmo toccare, diciamo, il cielo e magari arrivare a qualcosa in più. Va bene, ragazzi, allora vi saluto, di nuovo un saluto a tutti i miei 300 iscritti. Ragazzi, se i miei video vi piacciono, iscrivetevi, perché vorrei un giorno arrivare a 1000 iscritti, sarebbe veramente bellissimo. Ragazzi, bella a tutti e ciao a tutti, ciao ciao.